maggio, seconda puntata dedicata al racconto della crisi climatica. Ci spostiamo attraverso la Val Badia fino a San Lorenzo di Sabato. Ci sono una serie di misure per adattarsi anche alla crisi climatica in corso. Quello che sta facendo la provincia autonoma di Bolzano, che ha realizzato una serie di centraline idrometriche. Arriva al Gadera, incontriamo il dottor Roberto Dinale, che è il dirigente dell'ufficio che segue l'idrologia, le dighe e i ghiacciai. Abbiamo circa 50 stazioni di monitoraggio quantitativo dei corsi d'acqua. Questo vuol dire appunto stazioni dove vengono misurati i parametri idrologici di livello, portata, temperatura dell'acqua, piuttosto che velocità dell'acqua. Ne abbiamo una decina in Dolomiti. Oggi abbiamo fatto una misura di portata con un mulinello idrometrico, una misura a guado molto tradizionale, per avere conferma delle misure automatiche. Una stazione idrometrica è costituita di molti elementi. Sicuramente il più importante è l'asta idrometrica, che è il riferimento per il livello del corso d'acqua presso la stazione. Questo dato, diciamo, analogico è poi integrato da moltissimi dati digitali: la misura della velocità dell'acqua, della sua temperatura, del trasporto solido, da un lato con dei torbidimetri e dall'altro con dei geofoni. Abbiamo delle piastre che sono capaci di informarci rispetto all'intensità e al numero dei clasti trasportati dal corso d'acqua al fondo. Abbiamo anche delle trappole che intrappolano il sedimento trasportato. Da un lato è fondamentale per la gestione delle situazioni critiche, quindi per la gestione delle emergenze in caso di eventi di piena, oppure anche per situazioni anomale come quella di quest'anno, di una scarsità idrica prolungata. Al tempo stesso la importanza di queste misure si ha soprattutto nel lungo periodo, dove collezionando dati per più decenni si possono indirizzare le scelte strategiche in merito all'utilizzazione dell'acqua da una parte, ma anche urbanistiche dall'altra. I dati sul lungo periodo che avete a disposizione al momento che cosa dicono? Il monitoraggio idrometrico, seppure non in questa forma così estensiva, in Alto Adige inizia già ai tempi dell'impero austro-ungarico, è stato poi continuato dal magistrato delle acque. Queste serie storiche mostrano dei trend soprattutto a livello stagionale, per cui abbiamo un trend verso una minore disponibilità dell'acqua soprattutto nel periodo estivo, e viceversa un trend a una maggiore disponibilità dell'acqua nel periodo invernale. Questo è determinato in generale dall'aumento delle temperature, per cui la quota neve in inverno è più elevata, mentre in estate abbiamo anche maggiore evapotraspirazione da una parte e dall'altra abbiamo minore disponibilità di neve di fusione. Venendo ai dati invece di questa estate così torrida, così secca, che cosa avete notato? In Dolomiti abbiamo circa il 40% di acqua in meno nel mese di luglio 2022 rispetto alla media di lungo periodo, e in alcuni casi abbiamo delle medie mensili di portata disponibile sui corsi d'acqua che sono record negativi rispetto alle serie storiche. L'anno scorso abbiamo salito una parete che si chiama Cimagea, sempre qua nelle Dolomiti d'Oltre Piave. Io, prima che Mauro Corona mi parlasse dell'esistenza di questa parete, io non l'avevo mai sentita, insomma. Però si parla di una parete di 600 metri verticale, una parete dolomitica senza nessuna via, nel 2021, quindi insomma solo qua possono succedere cose del genere. La nuova via sulla parete ovest di Cimagea, aperta l'anno scorso insieme a Davide Cassole e Giacomo Demenek e intitolata a Gino Strada, così come la nuova via aperta sul naso del Duranno, sono la misura di ciò che Luca Vallata, guida alpina, nativo di Soverzene ma eretano d'adozione, intende per alpinismo. Lo incontriamo durante un allenamento sulla falesia del rifugio Pordenone in Val Cimoliana, dove facciamo tappa nel nostro percorso sul ruolo che svolgono le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna per la frequentazione consapevole e responsabile del patrimonio mondiale. Fai la guida alpina a tempo pieno?
Sì, è stata una cosa, una scelta molto naturale che è venuta nella mia vita, nel senso che io ho iniziato a arrampicare molto giovane, posso dire. Alcune delle persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso di formazione erano guide alpine e li vedevo un po' come delle piccole divinità. Vorrei sapere cosa ne pensi di alcune parole. Sicurezza dà un senso di rischio zero, forse bisognerebbe parlare sempre di prudenza in montagna. Invece no, io preferirei introdurre un altro concetto che secondo me è più importante, è il concetto di gestione del rischio, nel senso che prudenza è comunque una parola che come sicurezza cerca di far finta di annichilire il rischio, che comunque è una componente fondamentale dell'andare in montagna. L'alpinismo può nuocere gravemente alla salute, ecco, nel senso che ci può fare male. Mi sento di dire che la maggior parte degli alpinisti questa cosa qua la sanno. È difficile comunicare questa possiamo dire filosofia di vita alle persone che l'alpinismo non lo praticano. Le Dolomiti sono state riconosciute come un patrimonio mondiale. C'è una certa fatica, no, a recepire questa cosa a livello di consapevolezza. Una volta avevo dei clienti scozzesi che li avevo portati a scalare in Moiazza e loro guardando una singola parete della Moiazza mi dicevano: qua solo in questa parete c'è più roccia che in tutta la Scozia messa assieme. Quindi insomma, come il fatto di essere patrimonio UNESCO sia riconosciuto dai locali mi fa subito venire in mente quello che secondo me è il problema delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Dobbiamo renderci conto se sia a livello collettivo un'azione giusta e lungimirante quella di investire così tanto e in maniera così impattante nel settore delle piste da sci essenzialmente e degli impianti di risalita. Qual è il tipo di attività che prediligi, il tipo di clientela, quella che ti consente, come dire, di assecondare anche il tuo spirito un po' avventuriero, oppure quella che va iniziata alla montagna, perché anche quella è un po' una missione, no? Uno è il lavoro che svolgo nelle Dolomiti famose. Può capitare l'americano che ti ha trovato cercando una guida alpina su Google, non conosce nulla delle montagne e generalmente vuole andare o al lago del Sorapis o alle 13.000 Varedo. Tutt'altra cosa invece è lavorare vicino a casa. Ho la possibilità di accompagnare i miei clienti in posti che sono comunque famosi, come ad esempio il campanile Val Montanaia, però comunque fortunatamente sono ancora al di fuori delle grandi rotte commerciali. Troviamo in Val d'Huron, sotto la parete del Catinaccio d'Antermoia, un'area geologicamente famosa anche per l'erosione selettiva delle vulcaniti da parte di pioggia, vento, neve e ghiaccio che hanno contribuito a creare i cosiddetti frati che sembrano custodire la valle. Ma siamo qui per un esperimento. Niente lavagne, niente grafica né ricostruzioni, solo il grande libro di geologia rappresentato dalle Dolomiti stesse. È un tipo di esperienza simile a quella di chi sta percorrendo il Dolomites World Heritage Geotrail, accompagnato dalle quattro guide appositamente realizzate. Certo, noi ne abbiamo oggi una speciale, uno dei massimi conoscitori al mondo di questo paesaggio geologico, il professor Piero Gianolla dell'Università di Ferrara e membro del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO. La sua lavagna oggi è il Catinaccio d'Antermoia. Una delle caratteristiche più evidenti, più marcate del paesaggio dolomitico e della geologia delle Dolomiti è il forte contrasto di colori che si ha tra le rocce chiare delle piattaforme carbonatiche, in questo caso il Catinaccio d'Antermoia, e le rocce scure, le lave nere che ci sono qui e che si vanno ad appoggiare sopra la vecchia piattaforma carbonatica. Qui abbiamo delle rocce scure che tra parentesi sono anche se caratterizzate da una grande geodiversità. La parte sotto sono delle pillolave, sono delle lave sottomarine che si sono effuse in un ambiente subacqueo a diverse centinaia di metri sotto il mare. Un'altra caratteristica importante del paesaggio dolomitico sono le piattaforme carbonatiche, anche a suo tempo formavano un arcipelago di isole in un ambiente tropicale nella Paleotetide circa 240 milioni di anni fa. Sono delle isole biocostruite, quindi costruite dall'attività degli organismi, che
praticamente definivo un margine resistente che separava verso l'interno una zona più protetta che la laguna, e verso l'esterno si collegavano con il fondo del mare attraverso delle scarpate deposizionali. Queste scarpate deposizionali sono documentate da quelle superfici inclinate che si riescono a leggere molto bene all'interno della montagna qui dietro di me. Quando abbiamo l'attività vulcanica porta da sotto dei filoni che salgono dalla profondità, in cui porta sul magma. Questi filoni passano e indeboliscono la piattaforma, così localmente la piattaforma, l'isola può franare. Tu hai le lave lì, le lave là sopra, le lave qui sotto, e vedi proprio che manca un pezzo dell'isola. Siamo al Gjöf de Fassa. Dietro di me abbiamo il sassopiatto, l'Atkofel, dove si vede quella superficie chiara che scende verso di noi, che rappresenta praticamente una perfetta scarpata deposizionale dell'antica isola del Triassico. Spostandosi in questa direzione abbiamo l'altra isola, che è data dal catinaccio Dante Moya. Questa isola era separata dall'altra isola da qualche chilometro, e questa paleogeografia, questo paesaggio marino, possiamo dire, è ancora perfettamente preservato in tutte quante le sue unità geologiche e unità di paesaggio. Continuiamo il viaggio che dura ormai da 5 anni tra i rifugi delle Dolomiti Patrimonio Mondiale. Qualche settimana fa siamo tornati a trovare Mara Jäger, gestrice di rifugio da 27 anni, al Treviso da 22. Con lei e con il personale del Treviso abbiamo parlato, al cospetto delle pale di San Martino, proprio delle motivazioni che spingono a trascorrere un'intera stagione in un luogo che sta a pagare lo sguardo e lo spirito, ma dove non mancano, come in ogni rifugio, le difficoltà quotidiane. Nel rifugio bisogna, insomma, sapersi adattare all'ambiente prima di tutto, e poi proprio anche alla mancanza di spazi e di spazi privati, quindi bisogna essere abbastanza flessibili, e il nostro compito è anche quello proprio di avere attenzione in questo, ecco. Sono cresciuto in un rifugio. Erediterai questo compito? Ci stai già pensando? Vediamo, sì, sicuramente per i prossimi anni saremo qua. Poi anche un riconoscimento a quello che hanno fatto i miei genitori negli anni. Sogno un rifugio tipo questo, alpinistico? I rifugi devono rimanere luoghi alpinistici, altrimenti facciamo degli hotel, siamo tutti contenti, ma non è la natura del rifugio. Ma quanti anni sei qui? 8 anni, è molto vario, nel senso che dipende anche un po' dai momenti della stagione, dai lavoretti di manutenzione alla legna, alla manutenzione del sentiero, e poi nei momenti più di alta stagione sono sempre in cucina. Mattino aiuto con le decorazioni, poi vado su nelle stanze con le ragazze a sistemare il tutto, e poi l'aiuto in cucina. L'aspetto che più ti pesa? Sono ligure. Quello che mi pesa è la focaccia, la mancanza di focaccia. Quello che mi piace di più e che mi ha spinto a venire qui è sicuramente il paesaggio attorno. Quello che magari può pesare un po' di più è essere qua sempre, dover essere sempre disponibili, ma che comunque si fa volentieri. Ma si parla tanto di problem solving e di team building. Nel rifugio qua sì, non c'è problema, non devi andare a far corsi, vieni qua, dopo 10 giorni hai già capito. Quando arrivano le persone generalmente sono stanche, sono nervose, magari sono, insomma, e quindi bisogna accoglierli proprio. Questo è il primo approccio, il secondo? E il secondo, cercare di spiegarle le cose, insomma, quello di stamattina della crema solare. Cioè, vogliamo sapere. E chiedevano informazioni di un sentiero tra il resto piuttosto difficile, ma non era il problema il sentiero, era se c'era il sole e se doveva mettersi la crema solare. Bisogna conoscere anche sì, l'ambiente, i sentieri. Comunque per la gente di città l'ambiente di un rifugio bisogna anche veramente spiegargli come funziona la vita. Quando arriva la gente ti dice l'esperienza che ha fatto, il sentiero che ha fatto, le montagne che ha visto, e vedi nei suoi occhi la bellezza.